Eccoci qua. Bentornati a un nuovo appuntamento con la rubrica Scoprire, quarto appuntamento di questa bella avventura, e diamo il benvenuto al nostro ospite. Ciao, buonasera. Ciao Luigi, ciao. Mi vedi, mi senti bene? Sì. Perfetto, perfetto. Allora, come ti ho anticipato, questa è una rubrica che consiste, insomma, nello scoprire, appunto, dice la parola del titolo, i segreti di un atleta, ovviamente inerenti a una disciplina. Detto ciò, ringraziamo chi ha permesso la diretta, cioè l'addetto stampa, insomma, tutto lo staff, l'organigramma, insomma, del Genoa femminile, e siamo qui, insomma, a farci una chiacchierata. Detto ciò, com'è iniziata questa tua avventura con il calcio femminile? Diciamo che vabbè, la mia avventura è iniziata con il calcio maschile. Ho iniziato a giocare all'età di 8-9 anni con i maschietti fino ai giovanissimi. E poi a 14 anni sono andata come prima squadra al Capo d'Orlando. Ho fatto 5 anni lì a Capo d'Orlando, poi un anno a Bologna, 3 anni a San Marino, 2 anni a Como e quest'anno al Genoa. Perfetto. Allora, ti vedo un po' sgranata. Tu hai la connessione al massimo? Sì, ho il wifi. Aspetta, vediamo. Sì, ancora? Adesso ti vedo nera. Ecco, aspetta, gira il telefono. Cosa succede? Ecco qua, siamo ritornati. Mi vedi, mi senti bene? Meglio. Sì, io sì. Si Ok. vede meglio? Sì, adesso sì. Allora, Ok. La prima domanda era un po', insomma, per rompere il ghiaccio, un po' scontata, perché comunque mi piace conoscere le radici di una scelta, perché comunque è bello anche raccontare, lo sai quello che faccio con questo progetto, mi piace ripercorrere le tappe, le varie tappe. Quindi volevo chiederti, quando hai capito di poter arrivare ad alti livelli? Bella domanda. Diciamo che, vabbè, ovviamente è iniziato quando è iniziato il mio obiettivo, cioè non potevo mai pensare di arrivare in Serie A, ecco, anche se l'obiettivo era quello. E poi ho vissuto anno dopo anno, cioè non mi sono mai prefissata in 3 anni, in 4 anni, quest'anno devo arrivare in Serie A. La cosa forse bella è stata questo, cioè che è successo tutto in modo naturale e spontaneo, perché comunque sia la promozione del Col San Marino che col Como, diciamo, è stata un po' inaspettata, ecco. E quindi è stato tutto molto naturale. Poi ovviamente il mio obiettivo, c'è tra virgolette obiettivo, il mio sogno era quello. E penso che poi, come in ogni sport, se hai la giusta mentalità, la determinazione e l'ambizione soprattutto, e oltre a questo, secondo me, devi avere anche dei genitori alle spalle che ti permettono di, diciamo, arrivare a questo sogno, perché più che i miei sacrifici, che non li chiamo sacrifici ma le chiamo scelte, perché per me sono state delle scelte, per me il calcio non è sacrificio assolutamente, sono stati i sacrifici dei miei genitori che mi hanno permesso di arrivare dove sono oggi. Certo. Tra l'altro, ascoltandoti un po' parlare, si sente poco l'accento siciliano, devo dire. Sì, l'ho persa. No, è interessante comunque ascoltarti perché comunque parliamo. Tra l'altro, ci tengo a dire che è la prima volta che parlo di calcio femminile in questa rubrica, perché solitamente mi ritrovo a parlare con atleti riguardo, che ne so, l'atletica, canottaggio. Diciamo le dirette sul calcio femminile le facevo più magari tra il primo e il secondo lockdown, quindi sono contento di aver ripreso questa disciplina e di avere te come ospite innanzitutto. Detto ciò, Grazie. entriamo sempre più in questo sport. Volevo chiederti quando hai iniziato durante la tua carriera, adesso c'è un giocatore o una giocatrice alla quale ti sei ispirata e che ti ispiri attualmente? Da piccolina, piccolina,
Cioè, quando ho iniziato a giocare mi piaceva Neymar. Infatti poi il numero 11 ho iniziato ad utilizzarlo con lui. Cioè, la prima volta che l'ho scelto perché Neymar aveva l'11. Poi c'è tutta una storia dietro, però diciamo la prima volta è stata per lui. E poi vabbè, negli anni, diciamo che adesso non è che ho un giocatore preferito, una giocatrice preferita, però mi piace, vabbè, Ronaldo dal punto di vista della mentalità che ha, cioè una macchina da guerra veramente. Cristiano, Cristiano, via. Esatto, sì, Cristiano. L'attaccante, l'ex attaccante della nazionale brasiliana, Marta, Zanetti, Lautaro, cioè, diciamo che ho vari modelli, ecco. Bene, è interessante comunque capire i modelli ai quali si può ispirare uno sportivo. E hai nominato il discorso del numero era un qualcosa che avrei voluto chiederti più avanti, però approfitto per chiedertela adesso. Si può sapere, insomma, visto che hai detto che c'è una storia dietro questo numero, al di là della scelta di Neymar, sempre se ti va di raccontare, ovviamente, non vorrei entrare troppo nello specifico, ovviamente se ti va di raccontarlo, sono qui ad ascoltare, anzi siamo qui ad ascoltarci perché comunque ci stanno seguendo. Sì, in realtà non, cioè, non è un segreto, quindi. Però boh, è un numero che ho preso già, avevo già a Capo d'Orlando, quindi diciamo la mia vera avventura è iniziata con l'11. E poi da lì mi ci sono affezionata sempre di più. Cioè, paradossalmente, tipo arrivo a Bologna e l'11 si era appena liberato. San Marino, stessa cosa, idem Como e idem Genoa. Cioè, veramente faccio davvero fatica a vedermi con un altro numero. Cioè, so che prima o poi succederà, però appunto per questo l'ho tatuato così, ho detto lo lascio sempre. È bella questa storia che cambiando la casacca ti ritrovi sempre questo numero, è un numero che magari ricircola anche nel quotidiano, no? Capita spesso Esatto. questo. Mi hai anticipato perché, cioè, cammino per strada, alzo lo sguardo, civico 11, e tu dici, vabbè, ci fai caso tu. Telefono 11 e 11, quello 11 11, cioè, diciamo che è veramente ovunque. Beh, sapranno cosa regalarti in caso, quando in occasione di un compleanno qualcosa che ha a che fare con l'11, ti renderanno sicuramente felici. Esatto. Volevo Non chiederti, sbagliano. visto che comunque parliamo di uno sport di squadra, mi interessava sapere, visto che comunque lo chiedo spesso agli sportivi in generale, a prescindere insomma dalla disciplina, ovviamente quando parliamo di squadra, il rapporto di amicizia che si può avere con un compagno o una compagna. Secondo te è fondamentale instaurare un rapporto di amicizia e quindi frequentarsi al di fuori del rettangolo di gioco, oppure l'importante è rendere in campo, insomma, è possibile rendere in campo senza essere amici, voglio dire. Beh, sicuramente è una cosa possibile, però secondo me, questa è una bella domanda perché è una cosa a cui io tengo molto. Cioè, secondo me il gruppo è fondamentale. Cioè, non sempre vince la squadra più forte, a volte vince il gruppo più forte. E l'essere gruppo anche fuori dal campo è davvero importante perché poi te lo riporti in campo. Cioè, io credo molto in questa cosa, poi magari altre persone no, però per il passato che ho avuto, diciamo dalle mie esperienze, penso che questa cosa sia una cosa fondamentale ed è una cosa anche bella perché poi ti rimangono delle amicizie vere, perché tu hai condiviso con queste persone il tuo obiettivo, i loro obiettivi, l'obiettivo di squadra, cioè hai passato dei momenti belli, dei momenti brutti, ma ne siete usciti sempre insieme, quindi tra virgolette la squadra è diventata la tua seconda famiglia perché la vedi ogni giorno, quindi è fondamentale per me il rapporto fuori dal campo. Bene, e ritornando un po' al discorso delle emozioni in generale, insomma, del cammino, ricordi il tuo primo gol? Ovviamente il primo gol non nel campetto di casa, perché magari Grazie.
si fa fatica a ricordare magari un momento come quello, no? Anche se molti lo ricordano. Io personalmente ricordo il mio primo gol con gli amici, lo ricordo perfettamente. E quindi volevo chiederti il tuo primo gol. Parlami un po' del tuo primo gol, se hai dei ricordi belli nitidi, perché mi interessa sapere questo. Mi ricordo il primo gol con la maglia del Bologna, che è stato poi più o meno, diciamo, l'inizio di... pioveva tantissimo quel giorno. Eravamo a Napoli, mi ricordo contro chi stavamo giocando, però c'erano quattro squadre all'epoca. Io facevo il terzino, quindi mi ricordo questa cavalcata c'era un calcio d'angolo, allora il mister mi guarda e mi fa: vai in aria. E tipo, vabbè, vado, è proprio di corsa, cioè si vede proprio che io arrivo correndo, la mia compagna mette questa palla in mezzo, io al volo di destro la metto sul secondo palo. Non ci credo neanche io, cioè nel senso è stata una cosa, ma questo gol me lo ricorderò sempre. Uno perché comunque poi un gol è sempre liberatorio, no? All'inizio di una stagione, poi lì era proprio la mia prima esperienza fuori casa, una nuova maglia, cioè è stato un gol importante, dai. A proposito, insomma, di bellezza e sempre di emozioni, volevo chiederti se questo è stato il momento più bello della tua carriera, perché il momento più bello della la carriera di un atleta non deve essere per forza un trofeo sollevato, ma può significare anche un abbraccio, una dedica verso una tribuna, una commozione. Insomma, il momento più bello può essere descritto in base a ciò che viviamo. E quindi volevo chiederti questo, cioè qual è stato secondo te il momento più intenso, il momento più bello da quando giochi a calcio? Devo dire che ho avuto parecchi momenti belli, di questo sono felice perché Scegliene secondo me uno, poi è proprio lo scegliene uno. sport che ti porta questo. Beh, ricorrente è stato la partita contro la Roma CF che poi ci ha permesso la promozione alla Serie A, cioè lì proprio tutta la giornata è stata devastante perché, vabbè, innanzitutto abbiamo giocato in un campo, diciamo in un primo stadio vero, quindi è stata la mia prima partita in uno stadio perché abbiamo giocato al Senigallia. E c'erano un sacco di tifosi, erano quasi 2000 persone, erano venuti quella partita, che comunque per una partita di Serie B, e poi proprio tutta la giornata, cioè, è stata veramente intensa quello che abbiamo condiviso con le ragazze, quello lo ricorderò. E dimmi un po', per quanto riguarda il discorso del campo, visto che comunque tu vesti i panni dell'attaccante, mi puoi dire i tre difensori più, insomma, difficili che hai incontrato? Insomma, ho usato il termine difficili per non dire magari terribili, magari più, insomma, complicati da superare, insomma, da quando giochi a calcio. Dimmi tre nomi, perché sicuramente ce ne saranno stati molti, molti di più, quindi magari mi accontento di tre nomi. Dai, facciamo un podio. Allora, Linari. Bel nome, bel nome. Boatin. Altro bel nome. Poi posso dire anche una mia ex compagna con cui non ci ho giocato contro, ma ci giocavo contro ogni allenamento, Certo, devi. c'è Cotti, Chiara, che tra l'altro le faccio anche un in bocca al lupo che si è appena operata, quindi però devo dire che era sempre una guerra quella in allenamento, quindi davvero difficile da superare. Mandiamo un grosso in bocca al lupo, approfittiamo di questo momento. Non so se ci sta seguendo, Grossissimo. però Lo so. vogliamo, insomma, gli mandiamo un grosso in bocca al lupo. Detto ciò, per quanto riguarda la struttura della squadra nella quale militi, no? Mi interessava sapere, siccome io, oltre a questo progetto e al discorso del giornalismo, porto avanti anche un discorso di alimentazione, nel senso che comunque sono laureato in scienze biologiche. E sto studiando per diventare un biologo nutrizionista. E ci tengo a chiederti, nel vostro staff avete una persona di fiducia che cura magari la vostra alimentazione oppure ognuna ha il proprio nutrizionista esterno? No, c'è chi ha il nutrizionista esterno, ma c'è anche chi, diciamo che la società
mette a disposizione la nutrizionista, e questo secondo me è un servizio molto importante per noi atlete, perché vabbè, è evidente la correlazione tra alimentazione, sport e la performance fisica soprattutto, quindi per me è imprescindibile questa cosa, perché veramente vedi dei risultati importanti. E sicuramente questo è un privilegio che la società ci offre, perché non in tutte le squadre ci sono queste figure, e quindi sì, ci mette a disposizione dei nutrizionisti. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, invece, visto che comunque parliamo di aspetti importanti, stiamo parlando dell'alimentazione, eccetera, che comunque il dettaglio è sempre fondamentale, dal punto di vista mentale, invece, avete magari un mental coach, uno psicologo sportivo che possa magari aiutarvi in un percorso, ovviamente, perché ogni lato non è da trascurare assolutamente, perché ci tengo a parlare di questo per un semplice motivo, perché troppe volte viene visto come magari una sconfitta umana, cioè parlare con uno psicologo o insomma avere un riferimento di questo tipo. Ecco perché ti chiedevo questo. Sì, abbiamo anche a disposizione uno psicologo dello sport, è un altro servizio che questa società ci mette a disposizione, quindi è secondo me un altro servizio molto importante per gli atleti. Perfetto. E volevo chiederti, siccome tu hai una doppia vita, no? Un po' come me, nel senso giochi a calcio ad alti livelli, però sei anche una studiosa, no? Non ricordo male, sei laureata in scienze motorie, giusto? Sì, a breve la magistrale, speriamo. Ok, E quindi volevo chiederti, no? Come riesci a gestire lo studio? Con gli allenamenti, con le partite, insomma, come riesci a gestire al meglio il tempo? no, diciamo che riesco ad incastrarlo abbastanza bene, perché quest'anno ci alleniamo al mattino. E quindi ho il pomeriggio o la sera per studiare. Non, diciamo che negli anni lo studio è sempre andato di pari passo, cioè non l'ho mai abbandonato né quando ho iniziato a giocare giù né adesso, perché secondo me è molto importante. È un aspetto la quale tengo molto, e quindi non mi pesa, anzi è una cosa che mi piace, che poi diciamo mi distacco un po' dal mondo del calcio, quindi è importante anche a volte essere focalizzati, sì, ma avere anche altri interessi, altre cose importanti come lo studio, ecco. A proposito di avere altri interessi, no? Al di là del calcio femminile, riesci a seguire altri sport? Cioè, sei appassionata di altri sport oppure sei solo focalizzata sulla tua disciplina? No, diciamo che io sono una sportiva in generale, nel senso mi piacciono quasi tutti gli sport, quindi di seguire in realtà non seguo molto. Beh, ultimamente come altri sport ho seguito Sinner, ma penso un po' tutta Italia, quello ci ha fatto appassionare al tennis, la pallavolo, diciamo da seguire, no, però mi piacciono anche altri sport. Volevo chiederti, visto che siamo un po' alle battute conclusive della nostra chiacchierata, il tempo vola, voglio essere di parola senza rubarti molto molto tempo. Avevo detto tra insomma una ventina di minuti e voglio essere di parola, appunto. Detto ciò, volevo chiederti se nel tuo bagaglio tecnico hai un gesto tecnico preferito, può essere il colpo di testa, la sforbiciata, il colpo di tacco, cioè c'è un gesto tecnico preferito? Il dribbling mi piace tantissimo, e poi vabbè, la sforbiciata, quella lì ci provo da chi mi segue negli allenamenti vede le mie cadute, le mie prove. Prima o poi ho detto deve arrivare, prima o poi arriverà. Magari il prossimo, quando farai insomma questo gol, magari lo dedicherai a un altro sportivo che ha sviscerato questa cosa che magari non ti avevano mai chiesto. Non so se te l'hanno mai chiesta questa cosa. Magari.
Saremo diretti ogni settimana, allora se così dovesse essere. Tanto è tutto clippato, nel senso quando concludiamo questa chiacchierata rimarrà lì sui social, insomma tutti possono andare a vedere chi ti ha fatto questa domanda, a parte le battute, a me piace scherzare, figurati. Per concludere, mi piace mandare come sempre i giusti messaggi a chi ci ascolta, a chi ci ascolterà, insomma in generale. E volevo chiederti, visto che comunque la tua è una figura importante per un movimento che anno dopo anno è sempre più in crescita, volevo chiederti che cosa diresti a una bambina per farla, insomma, avvicinare a questo mondo. Direi che secondo me quello che ti dà il calcio è difficile da trovare in altri contesti, le emozioni che vivi all'interno di una squadra, all'interno di una partita, all'interno di un gol, all'interno di anche una sconfitta, perché secondo me il calcio ti forma tantissimo. Sotto questo punto di vista, fin da bambina è importante capire già da subito che ci possono essere degli ostacoli che vanno superati. E il calcio, secondo me, ti proietta poi in quella che poi sarà la vita. Ti fa crescere molto più in fretta, ecco. Ti permette di condividere i tuoi sogni con altre 30 persone che hanno lo stesso obiettivo, con altre ragazze che magari hanno il tuo stesso sogno, ti permette di scoprire cos'è il rispetto per le compagne, per gli avversari, per la società in cui ti trovi, per lo staff, per il mister, cos'è il coraggio, perché veramente per me bisogna avere coraggio sempre, ma nel calcio soprattutto, coraggio di rischiare, coraggio di sbagliare soprattutto, perché è da quello che alla fine poi cresci. Quindi per me il calcio regala delle cose che è difficile da trovare, soprattutto come hai detto tu al giorno d'oggi, che questo movimento sta crescendo sempre di più. E la cosa bella è che sempre più bambine si stanno appassionando a questo sport e anche sempre più società si stanno, diciamo, interessando veramente a 360 gradi a far crescere questo sport fin dai settori giovanili. Cioè, adesso parlo del Genoa perché appunto ci vive in prima persona, hanno un settore giovanile fin dall'under 10 che ci tengono davvero tanto. E le trattano quasi da professioniste già a 10 anni, quindi cose che magari io appunto non ho vissuto e magari persone come me non hanno vissuto, non hanno avuto questa possibilità a quell'età appunto di avere tutto quello che adesso le squadre mettono a disposizione alle bambine. Quindi assolutamente. Certo. Mi senti? Aspetta, io non ti sento più. Ok, mi senti? Sì, era andata via la voce. Ok. No, volevo leggerti una domanda che è arrivata, non ti volevo interrompere, poi concludiamo questa nostra bella chiacchierata e ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, ovviamente. Te la leggo. Allora, c'è Lino che ti saluta e scrive: cosa vorresti fare dopo la carriera calcistica? Hai già dei progetti in mente? Sono tutte belle domande, insomma, difficili. Diciamo che in questo caso devi fare tanti dribbling per segnare, per rispondere a queste domande, dai. Beh, in realtà non ho un qualcosa in mente di dire ok, finisco il calcio, farò questo. Per adesso mi godo questi momenti e nel frattempo studio, mi interesso a parecchie cose, quindi diciamo che non sto pensando al post carriera, se così lo vogliamo definire, ma sicuramente avrò diverse possibilità, ecco. Ci sta. Allora, io
Ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per il tuo tempo. Se ci sarà modo e occasione, magari potremmo sviscerare, insomma, altri temi insieme, no? Sempre inerente ovviamente al calcio femminile. E niente, ringrazio te, ringrazio ancora chi ha permesso questa diretta e ringrazio ovviamente le persone che ci hanno seguito. E appuntamento a giovedì prossimo. Buona serata a tutti. Grazie mille.